Sarà il segretario provinciale Riccardo Zucconi il candidato alla Camera nel collegio uninominale di Lucca, Versilia e Valle del Serchio per la lista di Fratelli d'Italia. La presentazione della sua candidatura è avvenuta in un bar del centro storico, affiancato dalla moglie, da Marco Chiari, segretario lucchese del partito, Giovanni Donzelli, capolista del listino proporzionale, e la consigliera regionale Marina Staccioli, che correrà per il proporzionale al Senato. Numerosi temi toccati da Zucconi durante la conferenza di presentazione, che hanno spaziato dai problemi infrastrutturali del territorio, primo tra tutti il raddoppio della ferrovia Viareggio-Firenze, alla sanità, con le critiche mosse al piano sanitario regionale, al tema dell'immigrazione, con in primo piano il problema del campo di accoglienza della Croce Rossa a Lucca. Sì, anche questo è un problema sicuramente che non può essere deciso in questo o in quel comune, è un problema nazionale. Però è un problema nazionale su quale noi abbiamo le idee chiare. Sicuramente il campo di Tagliate sparisce, cioè questo modo di affrontare sia l'immigrazione che i disagi sociali per quanto riguarda l'immigrazione a noi non stanno assolutamente bene. Abbiamo creato dei centri che sono inguardabili, non fanno accoglienza e comportano poi tutta una serie di problemi sul territorio di cui fanno le spese i cittadini italiani, soprattutto quelli che hanno delle problematiche. Ma all'interno degli impegni di mandato del candidato anche una visione di area vasta delle problematiche del territorio lucchese, che lo accomunano alle altre province limitrofe e per risolvere le quali è necessaria una visione complessiva. Sì, è indubbio che ormai sia la viabilità che la sanità, che anche i problemi dell'industria e dell'artigianato si risolvono in questo modo. Il fatto che l'associazione industriale si sia in qualche modo collegata a quella di Lucca, a quelle di Pistoia e di Prato fa capire che bisogna sicuramente affrontare i problemi sull'area vasta. Ma è questo che deve fare un parlamentare, cercare di raccogliere le istanze del territorio, coordinarle con gli altri, fare squadre, fare massa per poter far sì che siano vincenti poi a livello di legislazione e di ordinazione del territorio.